Una volta erano loro, le cosiddette ammiraglie, il fiore all'occhiello di un marchio, la massima espressione tecnologica. Naturalmente esistono ancora, ma le cose sono cambiate. Decisamente. L'avanguardia tecnologica ha mutato alveolo e anziché scorrere dall'alto, parte dal basso. L'esempio definitivo arriva dalla nuova BMW Serie 1, che consacra il cambio di direzione. La chiamano entry level, oppure auto di accesso al mondo BMW. Non lasciatevi ingannare dalle definizioni, perché di contenuto, rispetto alla gamma di Monaco, Serie 1 ha solo le dimensioni. Per il resto, tutto il resto è una vetrina di sistemi elettronici e tecnologie di ultima generazione, una piattaforma sperimentale, una porta sul futuro. La nuova Serie 1 è costruita sulla piattaforma BMW a ruote motrici anteriori. Addio quindi alla trazione posteriore. Ma quello che per alcuni può essere motivo di scandalo, alla prova dei fatti si rivela la scelta giusta. Il piacere della tipica guida sportiva dell'Elica bavarese viene salvaguardato dal sistema ARB, che simula la presenza di un differenziale autobloccante meccanico e interviene anche sull'erogazione della potenza attraverso la centralina del motore. Il motore trasversale poi permette più spazio all'interno, a beneficio sia degli occupanti che dello spazio di carico che non guasta. A proiettare Serie 1 in una nuova era è il BMW Live Cockpit Professional. L'impianto multimediale passa attraverso un raffinato schermo da 10,25 pollici, in grado di personalizzare le funzionalità preferite. La scheda SIM interna, invece, consente di accedere ai tanti servizi online offerti da BMW. La vera rivoluzione è data dunque dall'interazione uomo-vettura. Si può letteralmente dialogare con Serie 1, in ogni modo, parlandole semplicemente, oppure toccando direttamente lo schermo, o ancora attraverso comandi gestuali. E come se non bastasse, entra in gioco lo smartphone. Per essere sempre connessi con la vettura, impostare le funzioni, il navigatore e, perfino, aprirla. La chiave? Obsoleta. La vettura è un contenitore di tecnologia digitale. L'utenza di questa vettura è molto, molto giovanile, quindi molto legata a questo mondo e molto legata a dispositivi che usiamo anche tutti i giorni nella vita domestica, che possono essere un tablet, uno smartphone oppure dei televisori o comunque dei dispositivi digitali molto moderni. Ma forse il sistema più comodo e fruibile rimane un comando vocale, che diventa a voce naturale, quindi non più a comandi diretti, ma quasi a sviluppare un dialogo con la vettura, dove posso chiedere di andare a una destinazione, posso dire di usare un nome commerciale per identificare una destinazione, sarà poi la vettura che la cerca su internet e trova l'indirizzo, oppure posso anche comandare altre funzioni, come addirittura l'aria condizionata, tutto vocalmente. Ma la cosa più curiosa è che io posso attivare il sistema semplicemente dicendo ciao BMW, oppure se la mia vettura, e molti appassionati lo fanno, ha un nome, posso cambiare il ciao BMW con il nome proprio della macchina, quindi la personalizzo molto secondo le mie preferenze. Nuova Serie 1 è in vendita con due motorizzazioni benzina, 1500 da 140 cavalli e 2000 da 306 cavalli, e tre diesel, 1500 da 116 cavalli e 2000 da 150 e 190 cavalli. Le due versioni più potenti sono disponibili soltanto con cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale. Infine, la gamma dei prezzi. Si va da 28.100 euro a 47.150 euro.